Ma dove pensi di andare vestita così? Perché non mi vuoi? Sei lesbica. Se non avessi questa malformazione fisica, ti sposerei anche subito. Se ti va male con il giornalismo, tu puoi sempre aprire un OnlyFans. Noi uomini non possiamo. Se vuoi fare strada in questo lavoro, devi scendere a compromesso. Sei fidanzata, non puoi andare in discoteca con le tue amiche. Non farai mai carriera. Trovati un principe che ti mantenga. Comunque, ti preferisco con il vestitino. Stai zitta, non capisci niente. Contro la violenza di chi parla e uccide, ma anche contro il silenzio in cui la giustizia muore. Siamo convinti che serva raccontare il reale e dire con forza parole nuove e diverse. Questo è A Voce Alta, un contenuto speciale contro la violenza sulle donne della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Buongiorno e ben ritrovati con A Voce Alta, un'edizione speciale di GR Sestina interamente dedicata alla violenza contro le donne. Quelle che avete sentito erano le nostre voci, le nostre testimonianze di casi di violenza di genere, una violenza che comincia fino dalle parole. In studio con voi per la prossima ora Francesco Crippa e Carlotta Verdi. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, uccisa a Vigo Novo dal suo ex ragazzo Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Da quel giorno il caso è sulle prime pagine di tutti i giornali. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha aperto più di altri una riflessione sulla violenza di genere che come redazioni non ci lascia indifferenti. Per questo motivo, con questo speciale, abbiamo deciso di affrontare sotto diversi aspetti il tema della violenza contro le donne. Partiamo proprio dai funerali di Giulia che sono iniziati mezz'ora fa nella chiesa di Santa Giustina a Padova. Centinaia i presenti. L'addio a Giulia sia un corale abbracciarci e stringerci a lei innanzitutto, alla sua famiglia e a tutti i suoi ideali. E queste erano le parole del Monsignor, del Vescovo Claudio Cipolla in apertura al funerale di Giulia Cecchettin iniziato mezz'ora fa. E ora sentiamo la voce di chi con la violenza di genere ha a che fare quotidianamente. Per le donne che subiscono violenza domestica e convivono con la paura per sé e per i propri figli, i centri antiviolenza hanno creato delle strutture chiamate case rifugio. Rete Artemide, sistema interistituzionale contro la violenza di genere, ne ha collocate 30 sparse in tutta la Lombardia. Strutture create per proteggere donne da sole o con figli, luoghi in cui nascondersi mentre si viene aiutate a riappropriarsi delle proprie vite. Sara Bottino ha sentito per noi Sara Cappa, operatrice e coordinatrice di Rete Artemide. Mano a mano che si va avanti col tempo, l'obiettivo è far riacquisire a queste donne una quotidianità che sia, tra virgolette, il più possibile normale. C'è ovviamente un riferimento scolastico dei minori in un luogo diverso, vengono accompagnate le donne a riacquisire la quotidianità nella gestione dei minori, nella gestione di un lavoro, e quindi poi si passa anche in case rifugio più aperte, più autonome, in cui le donne acquisiscono una propria quotidianità della vita. Da che situazioni arrivano queste donne? La violenza domestica va da violenza fisica, e in quel caso le segnalazioni arrivano anche dal pronto soccorso, ok? Perché sono donne che arrivano in pronto soccorso con, insomma, giorni di prognosi importanti e aggressioni importanti. Oltre al pezzo di violenza fisica c'è tutto il pezzo di violenza psicologica o stalking, e tante donne sono anche vittime di violenza economica. Ovviamente i casi più gravi, quindi quelli che richiedono il collocamento in casa rifugio, sono casi in cui c'è il pericolo di vita. Quando ci sono delle famiglie, come vengono tutelati i minori? Il Tribunale per i minorenni emette un decreto in cui si dice che la mamma deve rimanere collocata con il figlio, e bisogna regolamentare gli incontri col papà in spazio neutro, in luoghi specifici dove c'è un educatore che assiste agli incontri tra il minore e il padre. Paradossalmente, tante volte i minori, quando arrivano in casa rifugio, si aprono completamente, perché tante volte prima in casa non si poteva dire, no, quello che si vedeva, certo, quello che si sentiva. Ci sono uomini che continuano ad essere violenti o interferire con questi sistemi di protezione? Questo sta anche a quanto sono teste di cavolo i maltrattanti. Alcuni si ridimensionano e si rendono conto,
altri purtroppo no, uomini che non si arrendono e cercano le donne per le varie case rifugio. Tu vai a sapere come, magari anche uomini che vengono da un circuito malavitoso e magari intuiscono qual è la zona dove sta, dove è collocata o dov'è la casa rifugio, e in quei casi lì bisogna attrezzarsi sia con le forze dell'ordine sia con la procura per eventualmente valutare uno spostamento del nucleo. I centri antiviolenza in Italia sono quasi 400, 108 di questi aderiscono all'associazione Donne in Rete contro la Violenza. L'associazione però segnala una mancanza di fondi per i centri, un problema che limiterebbe la loro capacità di intervento. Abbiamo in collegamento telefonico la presidente di Donne in Rete contro la Violenza, Antonella Veltri. Buongiorno presidente. Buongiorno e grazie per l'invito. Può farci rapidamente in un minuto un elenco di quelli che sono oggi i principali problemi dei centri antiviolenza? Certo, il sistema antiviolenza italiano non è un sistema che ha inserito il tema del finanziamento dei centri antiviolenza in una continuità e in una strutturalità degli interventi governativi. Questo ci porta a lavorare spesso in affanno, in estrema precarietà, senza avere da una parte la certezza della continuità, dall'altra l'adeguato stanziamento economico per poter garantire non solo l'accoglienza delle oltre 20.000 donne che mediamente in un anno si rivolgono ai nostri centri antiviolenza, ma soprattutto la possibilità di effettuare quegli interventi capillari sui territori nei quali i centri antiviolenza che aderiscono alla rete DIRE agiscono, che è un'attività di sensibilizzazione volta al cambiamento culturale sempre più indispensabile per poter affrontare in termini preventivi il fenomeno della violenza maschile alle donne. I soldi che sono stanziati dai governi che via via si sono succeduti, da quest'ultimo in particolare, sono soldi, stanziamenti che riguardano il sistema semmai di protezione, mai di prevenzione. C'è un rapporto che è stato pubblicato recentemente in occasione della giornata del 25 novembre da ActionAid che testimonia come ci sia davvero stato un aumento delle risorse complessive, ma che si accompagna a una drastica diminuzione delle risorse destinate alla prevenzione. Ecco, in questo momento sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin a Padova. Secondo lei che cosa ha avuto di particolare questa vicenda, tanto da far sì che se ne parlasse più di tanti altri casi simili? Intanto una risonanza mediatica legata alla settimana di attesa che abbiamo avuto tutti nella speranza, e per noi purtroppo non è stata tanto una speranza, conoscendo la dinamica spesso dei fenomeni di femminicidio in attesa appunto di Giulia e del suo assassino, del suo femminicidio. Quindi una risonanza mediatica che è stata amplificata anche dalle parole della sorella di Giulia, di Elena, che hanno scosso davvero le coscienze di milioni di italiani, che poi hanno consentito anche una risposta, devo dire, di movimento, di piazza, che non è stata appunto di poco conto, alla quale credo dalla quale sia venuto un monito importante per un intervento strutturale e sistemico da parte di chi ha il compito di garantire la protezione, ma soprattutto di chi ha il compito di intervenire sulle radici culturali del fenomeno della violenza maschile alle donne. Sono delle radici che stanno nel diverso modo di stare al mondo tra uomini e donne, nella necessità di estirpare, diciamo, queste radici da una parte, di rimuovere gli stereotipi e i pregiudizi che vogliono donne e uomini in posizione assolutamente non pari, lo dice la Convenzione di Istanbul, lo dicono tutti i trattati internazionali che sollecitano appunto l'Italia, le istituzioni italiane a un cambiamento di rotta che più tardi arriva, ovviamente peggio è per tutte quante e per tutti quanti noi. Certamente, certamente. Ringraziamo allora Antonella Veltri, presidente di Donne in Rete. Think Baby Think. Era il 1968 e le strade degli Stati Uniti si riempivano di persone in lotta per i diritti civili e per la liberazione delle donne. Aretha Franklin si era già conquistata il titolo di regina del soul e sei giorni prima di registrare questa canzone aveva cantato ai funerali di Martin Luther King. Think è un monito di Franklin al marito e manager Ted White, violento nei suoi confronti e da cui divorziò l'anno successivo.
Nella prima parte del nostro giornale radio vi abbiamo parlato del lavoro svolto quotidianamente dai centri antiviolenza, che accolgono e supportano le donne vittime di maltrattamenti. Nella maggior parte di questi casi, a indirizzare le donne verso i centri sono le operatrici del 1522, un servizio pubblico attivo dal 2006, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 1522 offre la prima risposta per il contrasto alla violenza interna ed esterna alla famiglia. E allora sentiamo l'editoriale di Martina Orecchio, che nel frattempo ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Martina. 1522, buongiorno, come possiamo aiutarla? Da quanto tempo lui ha iniziato ad essere violento nei tuoi confronti? Nel senso che ci sono periodi in cui poi si scusa, in cui le cose sembrano andare meglio, però poi ricomincia la violenza. Buongiorno Carlotta, ho scelto di farvi sentire la voce di un'operatrice del 1522, numero gratuito e attivo 24 ore su 24, che risponde alle richieste d'aiuto, come dicevi, ma anche solo di ascolto, di un consiglio da parte di donne che subiscono violenza e stalking. In totale sono solo, direi, 20 le operatrici specializzate che rispondono al telefono dal centralino gestito dall'associazione Differenza Donna, che si trova nel centro di Roma, in un appartamento confiscato alla criminalità organizzata. Il lavoro che svolgono queste operatrici è essenziale, perché si tratta di fatto del primo step che si dovrebbe affrontare per uscire fuori da una relazione malata. Perché vedi Carlotta, quando ci si trova dentro determinate situazioni, la prima cosa, forse quella più difficile, è innanzitutto dare un nome a quello che si sta vivendo, prendere consapevolezza di star subendo violenze e che determinati comportamenti non hanno nulla a che fare con l'amore, ma anzi, al contrario, sono comportamenti da cui difendersi. Ed è proprio questo quello che fa il 1522. La prima cosa che fanno le operatrici è capire il grado di pericolosità della situazione in cui si trova l'interlocutrice. Poi si passa al dialogo con lei, si cerca di individuare quelli che sono chiamati i red flag, cioè quei segnali che indicano un vero e proprio pericolo. Infine le donne vengono indirizzate verso i centri antiviolenza più vicini, di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte del nostro GR. In alcune situazioni, quelle più gravi, il 1522 può anche chiedere l'intervento immediato delle forze dell'ordine, ma è bene ricordare che tutto ciò avviene solo se l'altra persona è d'accordo. Tra l'altro le donne possono chiamare in anonimato, perché vedi, spesso quello che blocca di più una persona dal chiedere aiuto è proprio quel senso di vergogna. Ci si chiede: ma perché è successo proprio a me? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Ecco, in questo caso, quando si chiede aiuto al 1522, prima di tutto si fa in modo da abbattere queste barriere iniziali, e spesso poi è il primo passo che conduce ad una vera e propria denuncia. Ecco Martina, ma dopo gli ultimi casi di cronaca, in particolare dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, è cambiato l'atteggiamento nei confronti di questo servizio? Le chiamate al 1522 sono raddoppiate. Come ha fatto sapere all'ANSA Arianna Gentili, la responsabile della helpline violenza e stalking del 1522, si è passati dalle 200 telefonate quotidiane alle 400, con picchi che sono arrivati anche a 500 chiamate, se si considerano anche quelle fatte con l'app. E questo per due motivi. Da una parte c'è stato un vero e proprio boom di chiamate da parte dei familiari, delle sorelle, delle mamme preoccupate che la propria figlia stesse per subire qualcosa di grave. Dall'altra parte, la storia di Giulia ci ha toccato tutti in modo forse più forte del solito, lo stiamo vedendo anche in questi minuti. Centinaia di persone ora si trovano nella Basilica di Santa Giustina a Padova per salutarla per l'ultima volta. Questo perché è facile immedesimarsi in lei. Giulia era una ragazza giovane, cresciuta in un contesto sociale alto e quindi aveva tutti i mezzi per potersi difendere da una violenza. Ma forse quello che è mancato e manca, come ha sottolineato prima Antonella Veltri, la presidente Donne in Rete contro la Violenza, è la prevenzione. Difendersi da una violenza dovrebbe essere l'ultima scelta che una donna ha, non la prima. Dei 248 milioni di euro di fondi stanziati dai governi negli ultimi 4 anni per contrastare la violenza di genere, solo il 12% viene utilizzato per prevenirla, mentre l'81% viene speso per la protezione. Tra l'altro l'attuale esecutivo ha tagliato ulteriormente del 70% questi fondi, secondo lo studio appunto di ActionAid. Invece forse solo la prevenzione può essere la vera e propria chiave di svolta in questa emergenza sociale.
E ora dal numero antiviolenza passiamo ad altri strumenti di tutela per le donne. Da agosto in più di 450 comuni italiani è attiva Guardian Safely Around, un'applicazione che suggerisce il percorso più sicuro quando si è a piedi e che contatta le forze dell'ordine in situazioni di emergenza. Ce ne parla Matteo Gentili. Abbiamo un problema con il servizio, torneremo a recuperarlo più tardi. E allora proseguiamo con un'altra storia. Volevamo parlare di applicazioni per il contrasto alla violenza di genere, ma tra i nuovi strumenti esiste anche la possibilità di rivolgersi a investigatori privati, una risorsa per molti più efficace di un sistema giudiziario giudicato troppo lento e che non sempre riesce a proteggere chi denuncia. Infatti, secondo i dati raccolti dall'osservatorio dell'associazione Non Una di Meno, dei 106 femminicidi avvenuti in Italia dall'inizio del 2023, 12 riguardano donne che avevano già denunciato o che si erano rivolte a centri di violenza. Il servizio di Alice De Luca. Un investigatore contro le molestie sulle donne. È questa la soluzione che alcune associazioni antiviolenza stanno sperimentando su proposta di Jessica Notaro, l'imprenditrice e attivista sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017. I progetti sono nati per proteggere le donne subito dopo la loro denuncia, quando ancora non è stato emesso un provvedimento cautelare che possa tenere l'uomo violento lontano. Una fase, questa, che a causa della lentezza delle procedure giudiziarie può durare anche diverse settimane. L'investigatore ha quindi il compito di controllare la donna da lontano e di chiamare le forze dell'ordine nel caso lo stalker tornasse a molestare la vittima. Questa figura però ha anche un altro compito, che è quello di raccogliere prove che la donna possa utilizzare in tribunale per dimostrare le molestie subite. Ci racconta qualcosa di più Luciano Ponzi, investigatore dell'omonima agenzia, che ha da poco stretto una partnership con l'associazione antiviolenza Doppia Difesa. Noi siamo in incognito, siamo sul nostro vincolo, siamo parcheggiati, siamo al bar a bere un caffè e vediamo, teniamo d'occhio la persona, nel suo movimento. Ovviamente noi avremo il 99,9% dei casi, lo stalker è conosciuto, si verificano dati anagrafici, si verifica la fotografia, si verificano le parentele, si verificano i posti che frequenta, il lavoro se ne ha uno, i mezzi che utilizza, e i mezzi che utilizza vengono monitorati, quindi nel momento in cui dovessero avvicinarsi alla vittima, alla potenziale vittima, scatta l'allarme e segnaliamo la cosa alle forze di polizia. Si prospetta dunque un periodo di sperimentazioni, soprattutto nel tentativo di abbattere il più possibile i prezzi di questo servizio, che può arrivare a costare centinaia di euro al giorno. Per questo motivo, agenzie investigative e Onlus Antiviolenza sperano in futuro di incontrare il supporto delle istituzioni. Ora ci colleghiamo con Chiara Evangelista dalla nostra postazione di agenzia per gli ultimi aggiornamenti da Padova, dove è in corso il funerale di Giulia Cecchettin. Buongiorno Chiara. Si sono scambiati pochi minuti fa il segno della pace, il papà di Giulia, Gino Cecchettin, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Durante l'omelia invece il vescovo Claudio Cipolla ha esordito così: la conclusione di questa storia lascia rabbia. Bisogna trasformare il dolore in impegno per rendere migliore la società. Una società che abbia al centro la dignità di ogni individuo è un impegno indispensabile. Torniamo ora sui nuovi strumenti nati a tutela delle donne. Ed agosto è attiva in più di 450 comuni italiani Guardian Safely Around, un'applicazione che suggerisce il percorso più sicuro quando si è a piedi e che contatta le forze dell'ordine in situazioni di emergenza. Il servizio è di Matteo Gentili. La tecnologia può rivelarsi un fido alleato nel contrasto alla violenza sulle donne. Tra gli strumenti attivi 24 ore su 24 per ricevere aiuto in qualsiasi istante, ci sono delle applicazioni che si possono scaricare sul proprio cellulare. Una di queste è Guardian Safely Around, un'app di navigazione in grado di suggerire il percorso più sicuro quando si cammina per strada e si vogliono evitare pericoli, come spiega il fondatore Salvo Crocellà.
Quello più sicuro poi viene calcolato in base a dati oggettivi che sono per esempio la luminosità, il traffico, la presenza di attività commerciali. Noi abbiamo sviluppato grazie a questi dati un algoritmo che tiene conto non solo di questi dati oggettivi ma anche di dati soggettivi che poi sono dati dei feedback degli utenti. I pareri degli utenti sono fondamentali per contribuire alla mappatura delle città, segnalando le vie da seguire e quelle da evitare. In situazioni di pericolo possono essere utilizzati due tipi diversi di allarmi. Manuali, per avviare una chiamata al 112 o ai propri contatti di emergenza con un pulsante, o automatici, che si attivano quando il sistema rivela una deviazione nel percorso impostato o un aumento di velocità. Un aspetto importante di Guardian Safely Around, che oggi conta circa 30.000 utenti, è quello social, racconta Crocellà. Io ho la possibilità di stringere delle amicizie, molto simili a quella di Facebook o Instagram, con altri utenti, aggiungendo persone come i miei guardiani. A loro volta, loro mi avranno come loro protetto. In 6 mesi l'app ha totalizzato 45.000 percorsi segnalati. L'obiettivo è continuare a crescere per fornire un aiuto in più a tutte quelle donne in situazione di pericolo. E ora voltiamo pagina. La violenza contro le donne non è solo fisica o psicologica, ma anche economica. Uno stipendio più basso rispetto a un collega uomo, difficoltà a fare carriera e tante altre situazioni. Riconoscerla e definirla non è facile, ma secondo un sondaggio condotto da WeWorld in collaborazione con Ipsos, una donna su due ha subito violenza economica almeno una volta nella vita. Il servizio di Lorenzo Stasi. Pensate alle donne con retribuzioni più basse a parità di lavoro, ma anche alle imprenditrici che faticano ad avere accesso al credito per motivi culturali, indipendenti dal merito, perché forse un giorno potrebbero diventare madri. E comunque, il problema non sta solo nel fatto che le donne hanno entrate inferiori. Il compagno di Sara controlla ossessivamente le sue spese, a Chiara le è negato di avere un conto corrente. O pensate a Matteo, che impedisce a Claudia di chiedere un prestito a suo nome, o addirittura, a volte, anche di studiare e lavorare. In passato era catalogata solo come una forma di abuso emotivo o psicologico, oggi è riconosciuta come un tipo distinto di violenza, quella economica. Non è semplice misurarne la diffusione, anche perché non esiste una definizione condivisa di questo fenomeno. E poi non è facilmente riconoscibile, anche dalle vittime. In un sondaggio realizzato da WeWorld in collaborazione con Ipsos, una donna su due ha dichiarato di aver subito almeno una volta nella vita un episodio di violenza economica. Il dato aumenta a 2 su 3 tra chi si è separato o divorziato. Tra queste, il 28% ha subito decisioni finanziarie prese dall'ex compagno senza essere consultata, e 1 su 10 ha detto che il partner le ha impedito di lavorare. Ma non poter disporre di soldi propri aumenta anche la difficoltà nel separarsi dal partner violento. Se non si ha denaro, è difficile andar via. Abbiamo aperto il nostro speciale ricordando il femminicidio di Giulia Cecchettin, il cui funerale è in corso proprio in questi minuti a Padova. Sebbene il termine femminicidio sia ormai di uso comune, in Italia in realtà manca ancora un reato specifico. Sull'opportunità o meno di una sua introduzione nel codice penale si è aperta un'ampia discussione. Per fare chiarezza, la nostra Chiara Evangelista ha intervistato Valerio De Gioia, giudice penale presso il Tribunale di Roma ed esperto in violenza di genere. La Convenzione di Istanbul definisce il femminicidio come l'omicidio di una donna in quanto donna. Nel nostro ordinamento però il reato di femminicidio non è presente. Nel codice penale abbiamo la fattispecie di omicidio. Dottor De Gioia, questa assenza possiamo considerarla un vuoto normativo? Bisognerebbe introdurre il reato di femminicidio? Il 575 del codice penale, prevedendo l'omicidio, riguarda tutti. Cambia poco un'eventuale modifica, se non a livello simbolico. Ci sono state difficoltà a definire quali casi siano da considerare femminicidi e quali omicidi. L'introduzione di questa nuova fattispecie di reato potrebbe aiutare a definire anche il numero effettivo di femminicidi. Definire una nozione di femminicidio, più che aiutarci a livello statistico nel capire quanto pesa questo fenomeno, che comunque è un fenomeno drammatico che ancora non siamo riusciti a contenere, invece potrebbe una corretta riformulazione delle norme, per esempio evitare quello che è successo nell'ultimo caso, Giulia, del quale tanto si è parlato. In astratto, attualmente lui non rischia l'ergastolo, perché se la relazione è finita non è prevista la pena dell'ergastolo.
Quando si parla di violenza di genere, siamo abituati a guardare il problema dalla prospettiva delle vittime e mai da quella di chi la violenza la commette. Esistono però posti dove gli uomini maltrattanti vengono presi in carico per affrontare percorsi di rehab. Progetto Uomo, Uomini, Orientamento e Monitoraggio si occupa proprio di questo. È un'iniziativa di cui fa parte, fra gli altri, la Fondazione Somaschi, da sempre in prima linea per il contrasto alla violenza di genere. E allora in collegamento telefonico con noi c'è la psichiatra Maria Rosaria Rapolla, che conduce gruppi di rehab per uomini autori di violenza organizzati da Fondazione Somaschi. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. Ecco, ci spieghi in che cosa consiste esattamente il progetto Uomo? Allora, il progetto Uomo è un progetto che è iniziato nel 2021 con un biennio sperimentale 2021-2023 che è stato adesso appena rinnovato, un progetto che vede la regia di ATS Città di Milano, la partecipazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e la collaborazione all'interno del progetto di diversi enti, di diverse associazioni esperte nel trattamento di uomini autori di violenza, fra cui appunto Fondazione Somaschi. Ecco, e chi sono gli uomini che prendono parte al trattamento? Come vengono intercettati o come vi trovano? Allora, gli uomini che arrivano al progetto, che arrivano ai percorsi dedicati appunto all'intervento sugli autori di violenza sono diverse tipologie di uomini. Noi lavoriamo molto, soprattutto come Fondazione Somaschi, sulla prevenzione. Per cui abbiamo sia uomini che arrivano con l'obbligo di frequenza, con la prescrizione, cioè uomini che hanno già commesso, ahimè, un reato, una violenza con caratteristiche di violenza domestica e che quindi hanno l'obbligo, diciamo, al trattamento, ma lavoriamo moltissimo anche su persone che non hanno ancora commesso un reato, che sentano che potrebbero perdere il controllo, che hanno quindi che richiedano un aiuto su segnalazione dei servizi territoriali, di servizi sociali, di consultori, di servizi per la tutela minore che identificano all'interno delle coppie che seguono, all'interno delle persone che seguono, degli uomini che hanno delle caratteristiche e che manifestano delle modalità relazionali e delle modalità di violenza verbale anche laddove non è ancora stata agita una violenza fisica. Perché quello che... Sì, prego. Il percorso di rehab come si svolge? Allora, il percorso prevede dei colloqui filtro fatti con un operatore, sono un numero variabile, sono pochi colloqui a seconda delle necessità, diciamo da 2 a 5 colloqui all'incirca. Un operatore che resterà poi l'operatore di riferimento dell'uomo che segue il percorso. Questi sono colloqui individuali. Questi colloqui sono volti a valutare la situazione, la motivazione e viene proposta all'uomo la sottoscrizione di un contratto di condivisione di impegno che è fondamentale perché in quel contratto l'uomo si riconosce autore di violenza. Dopodiché il percorso è un percorso gruppale, è un percorso con delle caratteristiche psicoeducative, sono gruppi con cadenza quindicinale cogestiti da un uomo e da una donna secondo le indicazioni dei maggiori interventi a livello europeo e internazionale sono gruppi diciamo con una capienza massima di 10 persone. Io ringrazio la dottoressa Maria Rosaria Rapolla e la saluto. Torniamo dalla nostra Chiara Evangelista in postazione di agenzia per gli aggiornamenti dal funerale di Giulia Cecchettini in corso ora a Padova. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità. Quelle che avete appena sentito sono le parole del padre di Giulia, Gino Cecchettin, che ha parlato quasi al termine del funerale. La cerimonia non si è ancora conclusa, sono oltre 1200 le persone in Basilica Santa Giustina a Padova. Al primo banco, sulla destra dell'altare,
c'è il padre di Giulia e la sorella Elena, si sono stretti in un abbraccio mentre davano l'ultimo addio a Giulia. Sui loro vestiti è appeso un fiocco rosso contro la violenza sulle donne. Al primo banco, sulla sinistra dell'altare, invece, sono presenti le istituzioni, il Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Fuori dalla chiesa ci sono oltre 10.000 persone, tra questi tanti giovani. Un raggio di sole rapito alla vita, c'è scritto su un cartello tenuto in alto da un gruppo di giovani. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Chiara. Siamo arrivati alla conclusione del nostro speciale dedicato alla violenza contro le donne e vorremmo lasciarvi con una riflessione sulla pervasività di questo male. Troppo spesso la tematica della violenza di genere emerge solo in occasione di fatti di cronaca eclatanti. Il problema però appartiene al nostro vissuto quotidiano. Una donna su tre nel corso della sua vita subisce almeno un episodio di violenza fisica, sessuale o psichica. E ogni donna convive con la consapevolezza di non essere mai completamente al sicuro. Valentina Romagnoli ha raccolto per noi le voci di chi, anche a distanza di anni, ha deciso di raccontare un suo vissuto, unico ma trasversale, che riguarda tutte e tutti. Sono le 12:14 e con questa testimonianza noi vi salutiamo. Quando avevo 12 anni mi spostavo 27 km da casa per frequentare l'istituto musicale. Prendevo un pullman. Avevo l'abitudine di sedermi sempre vicino al finestrino. Quel giorno un signore anziano si è sistemato vicino a me. E all'inizio mi sorrideva, poi ha cominciato a parlarmi, non capivo cosa diceva, ha appoggiato la sua mano sul mio ginocchio e poi pian piano questa mano è salita fino a toccarmi le parti intime. A quel punto io, bambina, ragazzina, impaurita, mi sono alzata e sono andata a sedermi in un altro posto. Questo episodio mi ha abbastanza scioccata. Quando salgo su un mezzo, se sono da sola, non mi siedo più vicino al finestrino. Sono stata fidanzata per circa 3 anni con un ragazzo che però era diventato particolarmente pesante perché litigavamo tutto il tempo ed era molto geloso. Alla rottura lui divenne molto ossessivo, cercò di controllarmi in tutti i modi, sia per messaggi, per chiamata, ma anche tramite social. Andò a crearsi per esempio un sacco di account fake pur di sapere dove ero e con chi ero, e poi aveva un atteggiamento molto aggressivo, infatti mi giudicava e mi criticava davanti a tutti. Inutile dire che questa cosa era particolarmente umiliante, stressante e sicuramente avvilente, ecco. Avevo 25 anni e il mio primo lavoro era presso un istituto dell'Università di Pisa e il mio direttore era un uomo molto focoso che si invaghì di me, facendo ingelosire la moglie che faceva delle visite a sorpresa negli uffici per controllare la condotta del marito. Io sono stata un po' al gioco, ma quando mi sono voluta sottrarre sono stata licenziata. Una sera di dicembre, anzi in realtà saranno state almeno le 5 di pomeriggio, però essendo dicembre è come se fossero state le 11 di sera, ecco. Sto tornando a casa da sola dall'università e sono stata inseguita e successivamente picchiata più volte da un uomo che mai avevo visto in vita mia e che come minimo era il doppio di me. E il risultato di tutto ciò è che io poi sono finita in ospedale e che ancora adesso, a distanza di tanto tempo, mi porto dietro quel trauma che ho subito. Mentre lui invece probabilmente se ne gira tranquillo come se nulla fosse successo, con una semplice denuncia verso un ignoto che mai riceverà, purtroppo. Avevo 13 anni, era l'inizio degli anni 70. Vivevo con l'incubo di prendere l'ascensore. C'era un uomo di mezza età, ben voluto, sposato, molto conosciuto, che mi aspettava e cominciava a toccarmi. Le molestie per fortuna duravano soltanto 2 piani, poi scendeva e mi intimava di non dirlo a nessuno. Io non l'ho mai detto a nessuno. Avevo il terrore delle reazioni di mio papà nei suoi confronti e soprattutto dei guai in cui si sarebbe cacciato. Sono 50 anni che mi do della stupida. Quante ragazzine avrei potuto salvare da quelle molestie?